Mio cugino è un grande, è stato veramente fortissimo nel fare questa impresa, nel coniugare lo sforzo fisico a quello intellettuale, nel fare qualcosa fuori dall'ordinario. È riuscito a interessare con la sua impresa tantissima gente, ha avuto sul suo profilo di Facebook moltissime opinioni positive e in effetti è una impresa fuori dall'ordinario. Nelle sue intenzioni è quello di far vedere al mondo la capacità e la volontà di fare cose anche superiori alle proprie possibilità. Lui in effetti è stato sempre uno sportivo, però voglio dire, ha voluto coniugare anche l'idea di portar giù un'immagine di ecologia, di libertà, di voglia di confrontarsi con il mondo, con la natura, quindi una bellissima iniziativa. Guarda che sta ruotando, guarda. Il ridotto. Ieri ha fatto prima e a bicicletta. Guarda come fa a fare le cose come la prima. Mi spieghi? E diciamo che sono state impressioni di estrema stanchezza, diciamo sforzo fisico che ha dato a tutti quanti che lo hanno visto, che lo hanno seguito, ha dato l'idea della capacità, della caparbietà, del voler arrivare a tutti i costi, e questo lo premia perché è riuscito con questo lungo sforzo a compiere un'impresa che veramente ha dell'incredibile. Ero tutta di cielo, oh, scusate un attimo. Ragazzi, ma non potete aspettarmi sotto. Ma io vado, se devo fare qua, non vengo. Mi dispiace dirlo per i puristi dell'endurance, ma io ho improvvisato. Ho fatto una preparazione come può fare uno che lavora e famiglia, e poi ci ho provato. Non ho neanche pianificato le tappe, dove arrivavo. È stata un po' un'avventura, ma sono divertito. Ho conosciuto un sacco di gente ben disposta a aiutarmi per strada, e poi l'obiettivo di arrivare qua. In questa facoltà che mi ha accolto per 9-10 anni alla grande. Perché proprio Reggio Calabria? Perché hai scelto la Calabria? Io mi chiamo Serranò, per cui sono originario di qua. I miei sono di qua per colpa di mio cugino, mi sono iscritto quasi per scherzo, e poi alla fine l'ho presa un po' come una forma di riscatto, no? I miei sono dovuti emigrare negli anni 50, io torno qua e mi laureo da questi amici. Ma diciamo così, io sinceramente l'ho fatto questa iniziativa di questo viaggio, l'ho fatta per una sfida personale, in un momento in cui ho pensato a rinunciare al corso di studi perché è diventata dura col secondo figlio, ho detto se ce la faccio vado in bicicletta. Poi mi sembrava un po' egoistica la cosa, no? Dire faccio questo solo per me. Allora cosa ho fatto? Questa associazione, che è un'associazione che si chiama Terra, che si occupa di agricoltura naturale, di promuovere lo scambio delle semenze, perché sapete che c'è un po' una questione riguardo ai brevetti delle semenze delle multinazionali. Insomma, loro si occupano di autoproduzione. Conosco queste ragazze e gli dico: ragazze, se volete promuovere la vostra campagna, io faccio sto viaggio, almeno non lo faccio solo per me. Così nasce tutto questo clamore, perché poi è arrivata la Repubblica, giornalisti, interviste. Io sono un po' in imbarazzo, non è che volevo tutto questo. Io aspettavo mio cugino e i miei cugini che mi salutassero, ma non la televisione. Abbiamo
Abbiamo seguito Claudio con tanto piacere perché è la parte più sana della mia famiglia, che ho tutto a dire. Dai, sono 9 anni insomma che ci diamo da fare per questo risultato. Il merito è tutto quanto suo. Io forse sono stato inizialmente di impulso rispetto a questa cosa, proprio per quello che diceva lui. A me personalmente faceva molto piacere l'idea che lui, che è, come abbiamo scritto lì, vedi, ligure di nascita ma calabrese inside, che potesse tornare e avere da questa terra quello che magari non sono riusciti i suoi genitori a raccogliere. Diciamo che ci siamo riusciti ci riusciremo se arriviamo a giovedì. No, ormai ci arrivo, eh. Con enorme soddisfazione. Era, il senso poi di questa cosa era quella di dare, e che per me è motivo di grande orgoglio, visto che sento molto forte l'appartenenza a questa terra, era dare un segnale, era fare capire anche a questi ragazzi che c'erano qua, che chiunque, a prescindere da età, da provenienza, ma solo per una questione di volontà, per una questione di un qualcosa, se ce l'hai veramente dentro, se te lo senti riesci ad ottenere un risultato, a ottenere qualcosa. Mio cugino, io orgogliosamente dico mio cugino, è la dimostrazione che questo si può fare sempre veramente qualcosa. Dico, se lo posso fare io lo può fare chi vuole, chiunque, cioè io non sono un Superman per niente, non sono un atleta professionista, sono uno sportivo, sono appassionato, ma passo il mio tempo come tutti voi, penso. Per cui dico che ognuno di noi c'è sempre, c'è una forza, una determinazione, un coraggio che non pensiamo solo quando c'è difficoltà, riusciamo a tirarle fuori. Per cui facciamoci coraggio e buttiamoci, facciamo delle cose più grandi di noi, che tanto al limite, voglio dire, anche io ho messo in conto la possibilità dell'insuccesso. Cosa c'è? Non succede mica niente, noi ci proviamo a fare le cose. Se poi non riusciamo, onore al merito di averci provato. O sbaglio?